La fotografia può raccontare bugie, questo si sa. Tutti i giorni, sulle pagine dei giornali e nelle immagini pubblicitarie, abbiamo una dimostrazione del potere di Photoshop e dei programmi informatici di fotoritocco, che possono modificare la realtà o anche inventare ex novo immagini che non esistono. Eppure, se questa falsa verità la vediamo in foto, siamo portati a crederla vera. Questo accade perché la fotografia è quello che in semiotica si chiama indice, un segno cioè prodotto in presenza del soggetto. Insomma, siamo spinti a credere che se possiamo fotografare un oggetto o una situazione è perché l'abbiamo avuta davanti agli occhi, in carne ed ossa. Ma questo potere di manipolare la realtà, la fotografia non ce l'ha solo dall'avvento del digitale, è una sua forza per così dire innata. Ed ecco che questa mostra ce ne racconta la storia, a partire dalle origini. Del resto, spiega Italo Zanni, il curatore con Roberto Maggiori, la fotografia fu subitamente ambigua, come la stessa realtà che rappresenta, ma propone i suoi segni come fossero invece quelli della verità, credibili al punto da sembrare veramente il doppio della realtà, come tuttora molti credono, subendone il ricattatorio fascino. La fotografia, continua Maggiori, è sempre definibile come qualcosa di mai completamente reale, né esclusivamente immaginario, ed è proprio dalla commistione di queste due dimensioni che scaturisce l'interesse e il fascino per quella meravigliosa invenzione. Gli autori in mostra sono tantissimi e tutti italiani. Le immagini vanno dal 1870 fino ad oggi, e cioè dal bianco e nero di Carlo Naia alle ombre di Davide Tranchina. Non mancano i grandi nomi, come Ghirri, Cresci, Migliori, Mulas, a fianco dei giovani come Madalozzo o Galvani, esposti in una sequenza ordinata che racconta l'ambigua storia del mezzo più discusso e affascinante dell'arte contemporanea.